Io sono Frederica Raff, io lavoro da Rubelli da 12 anni. Per la collezione Rubelli 2021 di quest'anno abbiamo fatto un gruppo di 5 tessuti ecosostenibili. Mi è sempre affascinato il discorso della stoffa, del tessile. Sì, le stoffe più belle si fanno comunque in Italia, per quello sono qua. E Rubelli comunque è sempre stata uno dei tessitori più prestigiosi e anche dal punto di vista tecnico più interessanti, perché facciamo tessuti molto molto complessi e con tante trame, tanti auditi. E dopo è importante che le stoffe comunque abbiano le loro resistenze, caratteristiche, no? Che si è aggiunto adesso questa della ecosostenibilità negli ultimi anni, che per me è importantissima. Cioè, una volta magari doveva essere solo bella, dopo doveva essere bella, però deve essere anche resistente, deve essere magari lavabile, che resiste alla luce, è antimacchia e comunque non si rovina. E oggi deve essere anche ecosostenibile, o soprattutto ecosostenibile. Perché alla fine io anche ho bambini, il futuro, cioè con il riscaldamento globale, con tutto, è importante di pensare al mondo che è anche dopo di noi. È noi che produciamo stoffe, che produciamo comunque, dobbiamo stare molto molto attenti di come produciamo delle materie prime e comunque anche che cosa succede dopo, come viene smaltito. Per noi come editori tessile, con la nostra propria produzione, con la nostra fabbrica, è un lavoro molto bello, perché noi possiamo cominciare proprio dall'inizio, dalla base della stoffa. Noi, per queste 5 stoffe che abbiamo fatto, abbiamo scelto, ho sviluppato un filato che si chiama Poliamide Evo. È un filato ecosostenibile che viene ricavato dal seme, meglio dall'olio di ricino. È un prodotto che non viene utilizzato per la catena alimentare, per l'agricoltura, e cresce in un ambiente molto aride, cioè secco. Come primo articolo c'è Java, una stoffa decorativa che gioca con queste forme delle foglie di palme in metallo, cioè che ci danno un aspetto metallico, e le ombre nel fondo. Lollipop, un lampasso che con queste, diciamo, pennellate di colori che ricordano, che si intrecciano, che si sovrappongono, che ricorda anche un po' i disegni degli anni 50, anche come colori. Abbiamo Cuba Libre e questo gioco che crea una superficie, diciamo, eterna di questi losanghi che sul fondo. Martinique, che in realtà viene da un disegno del 700. Dopo ovviamente noi lo elaboriamo, lo sovrapponiamo, che diventa anche una stoffa molto contemporanea. L'ultima di queste stoffe si chiama Vibration. Sembrano le pennellate, un gioco di superfici diverse, perché abbiamo la trama molto grossa, la trama più fine, più lucida con il fondo. Cioè, ci sono vari aspetti, varie superfici che fanno un gioco. Allora, io sono venuta da Rubelli perché a me è sempre affascinato tanto la tessitura. E il mio professore mi ha detto: se vuoi imparare qualcosa di tessitura, prima vai in Italia, dopo vai da Rubelli, perché sono i primi.